Sì, certo, siamo ospitali, ma con questo sbarco di oggi, se non c'è una soluzione diversa, quindi noi non sappiamo proprio come fare. Ecco. Quello che sto dicendo, noi abbiamo avuto l'ultimo sbarco, oltre 900 migranti, con 200.000 non accompagnati, che abbiamo collocato al palazzetto dello sport e poi a Villaggio Frassa. Oggi si ripete la stessa cosa con altri 200 minori non accompagnati. Quindi non sappiamo proprio come fare oggi, con tutti i problemi che abbiamo, perché forse soltanto questo è il problema, e allora va bene, abbiamo un problema di siccità enorme, un'estate caldissima, tantissimi problemi in questo territorio e niente, oggi l'ennesimo sbarco e vediamo un po' che cosa succede. Io non lo so, ma non sono nelle condizioni, non siamo nelle condizioni assolutamente di poter dare alloggio a questi minori non accompagnati, poveri, poveri ragazzi, per carità, però siamo saturi, non so proprio che fare, ecco, lo dico sinceramente. Già abbiamo sofferto le pene dell'inferno all'ultimo sbarco, quanto abbiamo dovuto poi aprire il palazzetto dello sport a mezzanotte per collocare lì questi ragazzi. Adesso il palazzetto è pieno, Villaggio Frassa, la scuola di Villaggio Frassa è anche piena con 200, con 25 ragazzi, oggi 200 ragazzi che noi dobbiamo sistemare. Vediamo, che Dio ci aiuta. Ma io adesso aspetto anche, sta per venire Sua Eccellenza il prefetto, vediamo, parlerò anche con lui, vediamo un po', ma anche le prefetture hanno i loro problemi. Non è un problema della prefettura, la prefettura soffre quanto noi e più di noi. Noi collaboriamo al massimo, è quello che stiamo facendo, ma anche loro vedono questa nostra collaborazione, per carità, con l'assessore Turco, quello che stiamo facendo, insomma. Però alle cose impossibili non si può far fronte, insomma. Vediamo. La prefettura si sta muovendo come nei precedenti sbarchi, coordinando le attività di sbarco, poi coordinando anche quelle che sono le attività destinate a assicurare accoglienza e ospitalità ai migranti e in particolare adesso anche ai minori, che è un fronte particolarmente delicato su cui è impegnato anche il comune di Corigliano. Il comune di Corigliano è il comune che per competenza deve accogliere i minori. Naturalmente, siccome il comune di Corigliano è particolarmente oberato dal numero di minori, noi la prefettura è al fianco del comune di Corigliano e sta operando per cercare la sistemazione anche in altri comuni. Se avessimo da parte di altre amministrazioni comunali un aiuto in questo senso, sarebbe una cosa ottimale, cosa che auspichiamo fortemente. I maggiorenni vengono portati in tutta Italia, c'è già il riparto nell'ordinanza che ha fatto il questore, quindi sono dislocati tra Calabria, Lazio, Lombardia, Veneto, insomma un po' in tutta Italia. Sono 927 e c'è una buona quota di minori non accompagnati, purtroppo. Corigliano è ospitale, sta ospitando sia maggiorenni che minorenni, però Corigliano è saturo adesso, non possiamo più, non ce la facciamo più. È veramente un momento di crisi totale, non si riesce più a gestire questo fenomeno che è veramente più grande di noi. O si fa bene l'accoglienza oppure forse è meglio che non si faccia proprio, cioè a questo punto io non so più che dire. È un problema comunque di tutta Italia e di tutti noi. Come sempre pare che ci sia qualche caso di malattia un po' particolare, ma è la solita prassi e comunque va tutto quanto visto dopo lo screening medico. Naturalmente qui gestisce tutta la prefettura con la questura e quant'altro, noi siamo di supporto per i minori e per alcune cose logistiche.